perché è il momento di Lapo Mazzafontana. Buonasera miei acrostici amici. Acrostici nel senso che siamo privi di crosta, cioè un alfa privativo. Acrostici bizzarri? Naturalmente, poiché io vi ridarei degli apofantici, perché molti poi hanno detto l'apofantici, allora io un po' mi voglio crogiolare, certo, in questa autocitazione, è vero? Allora, quest'oggi io direi che potremmo già introdurre il tema della giornata, se volete. Sì. Ricordiamo che quest'anno l'Apo ha deciso di dare ulteriore spessore culturale ai suoi interventi, sì, e quindi parliamo di storia e il Galateo rivede la storia stessa. Sì, naturalmente, perché poi nelle giornate così uggiose e piovose, naturalmente il gentiluomo mediamente insomma si alza verso le 2 del pomeriggio e scende, ovviamente deve mettersi i neini e impomatarsi la parrucca e controllare che la culotte sia ben tesa sulla parte davanti, naturalmente. A proposito di sospensorio, appunto, è per questo che lo dicevo, guardi come sono pronto anch'io. Voi sapete peraltro che c'era una pratica che adesso non staremo a descrivere in quanto un po' splatter, che praticamente descriveva come sistemare proprio le pudenda all'interno di quest'area. Ne parleremo magari in un altro ciclo di interventi. Sì, chi lo sa? Penso che faremo una trasmissione. Una scheda. Dedicata. Sì. Una puntata tipo Super Quark, direi. Tra l'altro vi butto lì che c'è anche proprio un piercing in tal senso orientato, molto utilizzato dalla comunità gay, mi dicono. Ma insomma, vabbè, comunque è una cosa derivante proprio dal Settecento. Ci ho detto, non è stata fatta. Io sono uscito ovviamente dal letto e mi hanno portato un po' tipo Marchese del Grillo, mi hanno portato un po' appunto la veste da camera. Io pensavo che in questi giorni siamo vicini appunto all'incontro di Teano, il famoso incontro di Teano che tutti noi abbiamo un pochino studiato durante i nostri trascorsi, perlomeno presunti, è vero, all'elementare, perché tanta gente in realtà... È l'incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, ma io andrei a chiederti, tu sai dove è Teano, vero Lapo? Ma naturalmente sì. E tra l'altro non si sa bene se... Intanto senti proprio... che googalizza, Vedi che googalizza, ma non si sa bene se fu proprio nella località di Teano, perché comunque dicono che fu in questa località che credo tutt'oggi si chiami Taverna della Catena, qualcosa del genere. Comunque vari comuni si rimbalzano in realtà questa paternità, perché pare che poi Garibaldi si fermò anche in questa locanda della Taverna della Catena, naturalmente per consumare amplessi illeciti con Anita, magari, o con chissà chi. Illeciti con Anita? No, non erano illeciti. Erano riconosciuti in due mondi. Ma non mi ricordo, perché sapete che lui, Anita, è una storia molto romantica. Lui la conobbe appunto in Brasile, perché lei era classica brasiliana ante litteram, no? Cioè era proprio la bonona che lui ha conosciuto, e pare che lei lo vide addirittura, lui stava trattando delle cose su un molo con una nave o con una barca, adesso non mi ricordo esattamente il luogo, e lei lo vide addirittura, fu lui a vederla dal molo con un canocchiale. La guardò e passare, tipo ha detto, ma chi è quella super bonazza? E andò l'altro ricordiamo che questo è solo il preliminare, l'introduzione all'incontro di Teano. Sì. Quindi mi stai dicendo che Garibaldi ha fatto il classico italiano in Brasile, che va e si innamora, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore fa altre robe. Ma insomma, ha fatto un po' come Ziu Bello, no? Ve lo ricordate a Bassantuono nel Barbiere di Rio, no? Che lì succede una cosa po' diversa, nella discoteca e rimorchia il trans, no? E gli dice, no, ma chi sei? Dai, cosa... no, ma Mario, lasciami stare. Invece lì, in quel caso, rimorchiò questa superbona che poi divenne Anita, o meglio divenne, lo era già veramente, e andò a casa sua, se non sbaglio, proprio a conoscerla direttamente, perché la inseguì, arrivò in questa casupola o qualcosa del genere e si innamorò perdutamente di lei, e rimasero innamorati poi, come tutti sappiamo, fino al tragico epilogo di quando Anita morì fra le sue braccia in fuga pensavo il tragico epilogo e Garibaldi fu ferito ad una gamba. Garibaldi in realtà fu ferito ad una gamba ed è per questo che lui non riuscì poi praticamente a
in qualche maniera anche a salvare Anita, perché poi morirono in queste paludi, infatti sono una storia molto romantica naturalmente, però per l'incontro di Teano, già qui sì, lui veniva dal sud ovviamente, perché lui stava venendo dalla sconfitta delle truppe borboniche nel regno delle due Sicilie, mentre invece Vittorio Emanuele più comodamente aveva occupato le Marche, l'Umbria, praticamente, per cui fermandosi a magnare in ogni posto, magnando roba tartufata ovunque, e perché naturalmente noblesse oblige, cioè gli mettevano il tartufo anche sulla baionetta, mentre invece Garibaldi aveva avuto qualche casino in più, diciamo, per cui se poi si trovano in questo posto che naturalmente nessuno sa bene dove sia, perché insomma diciamocelo, chi è mai stato a Teano? Voi siete stati, con tutto il rispetto per i teanesi, ma voi siete mai stati a Teano? No, non è rimasto famoso giusto per quello, però insomma è lì appunto non si sa bene che cosa fece, perché poi sapete bene che Vittorio Emanuele era un gran donnaiolo, era uno che si divertiva, probabilmente non era figlio di suo padre, sapete, così no? Proprio tutta la storia, sai, che no, ma forse non vogliamo saperla tutta oggi. Beh, ma lo so, purtroppo la storia patria è molto densa di figli illegittimi. Di illegittimi, si dice addirittura, secondo me con poco scrupolo storico, che Giorgio Napolitano, no, sia probabilmente figlio di Umberto, sapete, no? C'è questa leggenda. Sei un cretino. Questa è una leggendona. Noi pazzesca. Non sappiamo niente. Vabbè, ma è come la leggenda che vuole Bruno Vespa, sì, figlio di Mussolini. Cioè, vero. Ma sono bellissime queste cose. Sono magnifiche. Sì. Sono veramente pregevoli. Dopodiché, ovviamente, quando ci si incrocia fra grandi titolati, io purtroppo non mi posso ascrivere alla categoria dei grandi titolati. Adesso Toto Cielo non sarebbe eccessivo, nonostante la mia proverbiale protervia. Però naturalmente insomma quando si incontrano fra queste teste coronate hanno sempre delle cose, cosa crediate che parlino sempre di gnocca, insomma è sempre così. Per cui sicuramente possiamo anche le regine, no, scusa, le regine parlano di bei principi. Ma parlano di ma penso di sì, dipende anche che regine sono naturalmente, se sono come la Queen Elizabeth di solito deprecano Berlusconi quando parla a voce alta, insomma vi ricordate il famoso episodio, no? Quando lei disse why he's talking so loud, che è diventata famosa in tutta Europa, no? Già noi italiani siamo presi per cazzoni. Ma il Galateo quale straminchia di ruolo giocò a Teano? Esatto. È mezz'ora che siamo al telefono. O meglio. Ce lo dica. Come sarebbe andata la storia se il Galateo fosse stato regola? Ma lì lo fu, perché lui disse la famosa frase obbedisco, e questa è in qualche maniera ovviamente è abbastanza galante come fa, perché praticamente questo gli disse di rinunciare a tutto quello in cui aveva creduto, fra cui anche un eventuale sviluppo democratico e repubblicano della rivoluzione garibaldina, e lui disse obbedisco, insomma questo come atto di galateo è tanta roba, diciamocelo, perché di fronte al sovrano e di fronte a questi bei baffoni che c'aveva questo qui, che sembrava quasi un'icona gay, no, praticamente è un po' un tibisuti, è un po' questo baffo ironico. Lapo, ma non trova che sia stato il primo episodio di larghe intese in Italia e di lì a scendere aiuto? Terque quaterque testiculi stactis, non mi parli di larghe intese paragonate all'incontro regale fra un eroe dei due mondi come Garibaldi, bello, magnifico, eroico, e quegli infingardi dei Letta e di tutta la loro famiglia che sembrano tipo i Sopranos. Non si può sentire. Allora ti manca il presidente della Camera e il presidente del Senato, poi Lapo ha insultato tutti. Riesce a prendere le quattro querele dalle quattro più alte cariche dello Stato in soli 6 minuti. È record, signore. E allora o entra in gioco il lodo Lapo oppure sei fottuto. Praticamente decadi prima tu di Berlusconi. Cioè, è incredibile. E naturalmente però non lo posso fare io, lo dovete fare voi, per cui ci vuole o un lodo Facchini o un lodo Diegoli, perché sennò sembrerebbe ad persona. Va bene, allora faccio il lodo Facchini. Bravo Facco. Sì, stavo per dire la stessa cosa. Ricordate a Lapo che fu una fortuna che l'incontro fu a Teano e non a Milazzo? Che fu una fortuna, e non a Milazzo, nel senso che sennò li avrebbero rimbalzati. In che senso? Non lo so, secondo me faceva ironia. Voleva fare una rima boccaccesca. Esatto, 3-3-1... Nel senso di quello, Lapo, ma è vero che gli hanno tagliato un orecchio a Garibaldi perché è ladro di cavalli in Brasile?
Niente, no, improvvisamente questa... è diventato lo storico. Sì, sì, sì. No, questa non scusami, fermati, Lapo, fermati. Presto agli approfondimenti del mattino di Popolare Network. Questa è una, no, cioè, una panzana. Domani o Giovanni Sartori o la Pomazza Fontana. Uno dei due. No, più che altro magari possiamo introdurre per la prossima puntata, invece che oltre alle avventure galanti di Garibaldi in Brasile, modello a Batantuono, o meglio forse un po' diverso, appunto non proprio così, potremmo introdurre invece le avventure galanti della Contessa di Castiglione, altra grande eroina, forse un po' negletta nella storia italiana, che riuscì a fregare Napoleone III e praticamente a indurre i francesi ad appoggiare la conquista di Roma qualche anno dopo, portandoselo a letto. Potremmo parlarne. Lapo, per no, è ancora una domanda da... No, volevo segnalare, prego, semplicemente che magari nessuno sarà stato a Teano, ma ci scrive un ascoltatore che dice che sua zia abita in via Teano. Al 331-621-4013. Io sono stato in corso Garibaldi. Più però, o meno sì, ci siamo, quindi. Io ho preso il treno in stazione. Ale. Ciao, Lapo! Ciao! Buona settimana! A presto! Ci vediamo con la Contessa di Castiglione! Ale. Ale.